L'Osservatorio per la legalità e la sicurezza è una realtà attiva a Bari da circa 10 anni al servizio della collettività. Con il supporto di un'imponente raccolta di materiale documentale continuamente aggiornato, mette a disposizione del territorio competenze e strumenti operativi e di ricerca sui temi dell'economia sociale. Le attività dell'Osservatorio sono gestite da un gruppo di volontari altamente specializzati, impegnati a promuovere e divulgare i concetti di legalità e sicurezza, sottolineando il valore del rispetto delle regole. L'Osservatorio per la legalità si caratterizza per due tipi di attività, quella che io chiamo interna, quindi attività di ricerca, di studio, di sistematizzazione di determinati argomenti che sempre fanno riferimento ai due temi principali, sicurezza e legalità. Abbiamo fatto e continuiamo ancora a fare delle attività di divulgazione del concetto di legalità. Non voglio entrare ancora di più nel merito, va bene, perché nelle scuole abbiamo trattato un po' di tutto: la droga, la violenza, il bullismo, il rispetto delle regole. Abbiamo parlato di Costituzione anche. L'ultima attività che noi stiamo all'esterno, sto dicendo, è quella della bellissima esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. L'Associazione Nazionale Magistrati ci fornisce o ci coadiuva, ecco, direi ancora meglio ci coadiuva, attraverso dei magistrati che hanno delle particolari caratteristiche, va bene, di esposizione di alcuni concetti generali, ma soprattutto nei confronti delle scuole. Nel momento in cui noi ci incontriamo con organizzazioni, scuole e quant'altro, noi facciamo riferimento sempre alla documentazione che noi, ecco, abbiamo raccolto. Voglio un po' spiegare come è nata poi questa attività dell'Osservatorio per la legalità. Noi fummo chiamati dalla Fondazione Cesar, che era una fondazione creata dall'assicurazione Unipol e che faceva un servizio sociale. Questo servizio sociale nel tempo si sviluppò e puntò soprattutto sulla ricerca del mondo della speculazione, diciamo, di questa attività, il che ci portò anche a difficoltà reali, tant'è che poi la Fondazione Cesar dovette rinunciare al nostro apporto, perché avendo l'Unipol una serie di agenzie sparse in tutte le regioni e specialmente in Calabria e in Sicilia, aveva avuto qualche difficoltà anche rispetto a questi personaggi, i quali dicevano: beh, vabbè, ma noi qui, scusate il termine, ci sputtaniamo, non abbiamo più clienti. Questa realtà ci portò a dover uscire dalla Fondazione Cesar, ma di fatto uscire, e quindi vedere di sviluppare un'azione tutta nostra, l'Osservatorio della Legalità, che negli anni credo abbia dato i suoi frutti, intanto perché noi abbiamo messo su una serie di materiale, anche, voglio dire, cartaceo, che ha un suo valore ancora oggi, ha un suo valore perché fotografa periodi un po' lontani dal periodo in cui stiamo parlando. Noi facciamo riferimento sempre alla documentazione che noi, ecco, abbiamo raccolto, ma questa documentazione che prende in considerazione una rassegna stampa che viene alimentata quotidianamente. Questa rassegna stampa, che facendo una piccola retrospettiva, partendo dal 1998, veniva fatta in maniera manuale, nel senso che si fotocopiavano i ritagli come si faceva in qualche partito di sinistra, va bene, si ritagliava, si fotocopiava e poi si catalogavano a seconda delle tipologie, dei fatti di reati o altro. Quindi si poteva dare il caso che un fatto venisse fotocopiato 4 volte, 5 volte, a seconda droga, criminalità organizzata, ecco. Noi utilizziamo, per esempio, i rapporti della DIA, che sono semestrali, anche quelli utilizziamo, cioè
non è che ci fermiamo sulle giornate, vi è una ricchezza di fonti, ricchezza diciamo, vi è una molteplicità di fonti che ci mettono in grado di poter poi in effetti sopportare la nostra realtà. Dal 2012 a oggi noi ci siamo ammodernati, si fa per dire, diciamo fra virgolette, ci siamo ammodernati nel senso che poi abbiamo digitalizzato questa rassegna stampa. Noi abbiamo la necessità di lasciare questa forma, permettetecelo perché non è che, questa forma quasi di eredità che noi vogliamo dare, e nella speranza che quello che è stato fatto dal 1998 come Fondazione Cesar, che si chiamava Sicur Puglia, te lo ricordi? Bene. Sicur Puglia qui a Bari, noi abbiamo la necessità, ecco, di dare una continuità e di lasciare ad altri giovani che diano un'impronta un pochino diversa, un'impronta estremamente moderna. Sono un criminologo e ho la scomodissima posizione adesso di rappresentare in questa conversazione il futuro, chiamato in causa da Giuseppe Brunaccini. Allora, parto velocissimamente dalla mia esperienza diretta. Io ho conosciuto l'osservatorio nel 2010 mentre stavo lavorando alla mia tesi di dottorato sulla criminalità barese. Quindi stavo lavorando a un tema che non è stato correttamente espresso e affrontato tanto dall'accademia quanto anche dalla politica, per cui mi muovevo in un territorio assolutamente vuoto di fonti se non quelle giornalistiche e della magistratura, e all'osservatorio ho potuto trovare tutto un archivio di materiali tanto a livello di emeroteca quanto a livello di biblioteca che mi ha permesso di costituire e irrobustire quella che era la mia ricerca. Nello stesso momento però mi sono scontrato contro due problemi reali che questa struttura si trova ad affrontare, complice anche il cambiamento assoluto delle forme di fruizione delle fonti e della catalogazione stessa delle fonti. Una struttura che si basa per grande parte sul cartaceo e su una catalogazione archivistica di tipo vecchio, come quella che ha descritto Giuseppe, è una realtà che può essere consultata esclusivamente in loco e che ha bisogno ovviamente di una struttura che ha dei costi e di personale umano che in questo caso e fino ad ora è assolutamente volontario. Ho immaginato assieme a loro quanto più performante sarebbe stato il ruolo dell'osservatorio e quanto più efficace sarebbe stata la fruibilità di tutto il monte e la mole di informazioni che hanno raccolto e che hanno elaborato attraverso le loro relazioni, tanto Giuseppe quanto Nisio. E mi sono detto che probabilmente, confrontandomi con loro, l'unica soluzione realmente perseguibile è quella di strutturare in maniera organizzata l'osservatorio perché sia anche un luogo non soltanto fisico ma anche virtuale dove poter svolgere la propria ricerca e poter continuare a implementare quello che è il monte delle pubblicazioni, delle relazioni e degli studi. Pensando per esempio a una serie di partnership, grazie anche ai validi contatti già acquisiti, ma anche grazie alle professionalità che sono presenti, alle conoscenze e ai saperi che sono presenti all'interno dell'osservatorio, una serie di partnership che si possano concretizzare in rapporti con i dipartimenti universitari che si occupano di queste tematiche, quindi dipartimenti collegati al mondo della giurisprudenza, ma anche al mondo della sociologia, della criminologia, degli studi sociali. Allo stesso modo, pensare alla creazione di una rete nella quale l'osservatorio è protagonista, una creazione di una rete di tutte quelle associazioni che si occupano nel mondo del sociale e del volontariato di contrasto e di studio dei fenomeni criminali. Pensiamo anche alla possibilità, attraverso le relazioni che ci sono e attraverso le competenze maturate all'interno dell'osservatorio, di essere anche partner di organizzazioni come Confcommercio, Confartigianato, nel momento in cui queste organizzazioni avessero bisogno di mappali di rischio, di studi particolari per aree determinate della nostra provincia e della nostra regione. Le competenze, i materiali, le fonti all'interno dell'osservatorio ci sono. Si tratta di dare loro una struttura e una collocazione, tanto virtuale quanto reale, più degna dell'importanza e
della enorme capacità di performing che tutte quelle informazioni hanno all'interno della nostra provincia e della nostra regione, nella scrittura di una storia che è ancora tutta in fieri, che è quella dell'osservazione ai fenomeni criminali, in una regione che sconta forse un ritardo enorme di ricerca rispetto a queste tematiche. Ho affrontato un'esperienza molto simile a quella tua per la tesi di dottorato quando ho incontrato loro, nel senso che mi sono trovato a lavorare su pochissimi documenti veri e propri, ma la mia fonte principale erano gli articoli di giornale dell'epoca. E quindi sono riuscito in qualche modo a ricostruire la storia di questa banda criminale tramite appunto questi anche purtroppo pochi articoli di giornale. Ora, magari cioè la cosa che io voglio dire in sintesi è il fatto che come è capitato, sono riuscito a farlo io, chiunque voglia costruire, voglia cercare di, che ne so, di scrivere una tesi di laurea sulla criminalità organizzata nella nostra città qui a Bari negli anni, può assolutamente utilizzare come fonti proprio l'osservatorio. Io ho un pensiero sempre collegato alla storia in generale della mafia. Giovanni Falcone, quando si creò la DIA, disse: la mafia ha una sua cupola, anche noi ne dobbiamo avere una. E con questa frase riuscì a far creare quella che oggi è la Direzione Investigativa Antimafia, che opera non solo a Palermo in Sicilia ma in tutta Italia. L'intuizione di Giovanni Falcone costituisce la traccia anche per il futuro dell'osservatorio. Integrazione di nuove tecnologie digitali per l'archiviazione e la diffusione dei materiali. Implementazione di una rete di collaborazione nel mondo accademico e dell'associazionismo per attività e servizi concretamente utili al territorio. Nuovi strumenti, stessi valori. Un osservatorio inserito a pieno titolo nel XXI secolo.